Amici di Inter Fan TV, bentornati da Michele Borrelli alle nostre rubriche video news, perché ci sono tante tante notizie, perché sono gli ultimi giorni di mercato, ma c'è anche il campionato. Io direi veramente basta al mercato durante la stagione, si era deciso così, adesso purtroppo si è riprolungato, quindi vedete che ci sono queste turbolenze di mercato e ci sono dei giocatori, come ha detto oggi anche Spalletti in conferenza, che possono anche essere coinvolti, quindi lui dice a me non toglie qualcosa e non dà il mercato, perché comunque ci sono dei giocatori magari che in questo momento lo subiscono. Allora andiamo per ordine, perché prima di andare al mercato partiamo da Torino-Inter, le probabili formazioni: il Torino che dovrebbe giocare con le due punte, con Ansaldi ancora nei 5 di centrocampo da mezzala, non sugli esterni. L'Inter con Keita e Psalico che non sono convocati. Su Psalico, tra l'altro, dirò tra poco. E per quanto riguarda invece quindi la difesa, Handanovic, D'Ambrosio, Asamoah, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic, più Vesino di Gagliardini, più Nainggolan, stavolta dal primo minuto. Crescono i giri del motore, ha detto Spalletti, quindi potrebbe stavolta partire dal primo minuto. Attenzione sempre poi a Inter-Lazio giovedì, e la settimana si chiuderà con Inter-Bologna a San Siro il 3 febbraio. Partita molto importante giovedì, ma ci sono 4 giorni, quindi Nainggolan potrebbe partire dall'inizio e poi staffetta con João Mario, oppure entrare dopo, ma stavolta più probabile dal primo minuto. Davanti tanti dubbi, perché c'è Icardi titolare, poi Keita non convocato, Perisic e Candreva che fanno parte insomma di questo discorso di turbolenze di mercato. Candreva ha parlato il suo agente, ha detto che potendo trovare più posto si possono prendere in considerazione anche altre possibilità, altre squadre. Per quanto riguarda invece Perisic, come ha detto Spalletti, se qualcuno lo vuole lo deve pagare per quello che è il valore che stabilisce l'Inter. Quindi per tutto questo è stato convocato tra l'altro anche Salcedo, che non dico che è come Zaniolo, ma non ha giocato in Serie A, ma è un potenziale Zaniolo, è un classe 2001 ottobre, quindi deve ancora compiere 18 anni, giovanissimo, ma già ha fatto molto bene nel settore giovanile anche col Genoa, giocando in prima squadra, quindi molto molto interessante. Che parta lui dal primo minuto non credo sia la cosa più probabile, quindi potrebbero partire anche Candreva e Politano. Politano che ha avuto questo affaticamento martedì, Spalletti dice recuperato, però anche in vista di giovedì si potrebbe decidere di non rischiare, quindi 4 esterni per 2 posti. Secondo me Candreva e Politano sono leggermente favoriti su Perisic e ovviamente anche su Salcedo. Visto che ci sono queste problematiche in avanti, io però vi propongo un altro schieramento: anziché il ballottaggio Nainggolan, João Mario, tutti e due in campo con Vesino e Brozovic, con il rombo provato negli ultimi minuti di Inter Sassuolo, e davanti Icardi, Lautaro, Martinez. Quindi contro il Torino si potrebbe anche andare a provare questa alternativa, anche per le contingenze, per il discorso assenze e per la settimana, diciamo, non ideale dei vari Candreva, Politano e dello stesso Perisic. Quindi andiamo sul mercato. Vi avevo detto di un giocatore che deve per forza partire, perché l'Inter nella lista Serie A ha già 21 giocatori più Lautaro Martinez under 22. Entra Cedric Soares, lo vedete qui alle mie spalle, è ormai ufficiale. Stasera, prime parole da interista, ha detto anche che aveva una figurina, no, dell'Inter quando andava a scuola a 6 anni, quindi era nel suo destino l'Inter. Speriamo davvero che si guadagni il riscatto. Dalle parole di Spalletti di oggi, non è Dalbert quello in uscita. Su Gagliardini, Candreva e Perisic ci sono altri discorsi, perché andrebbero comunque poi sostituiti, e ad oggi sono molto più lontani dal partire, proprio perché bisogna trovare il sostituto. A questo punto Salico potrebbe davvero essere i saluti. Anche Spalletti ha spiegato la situazione, c'è l'Atletico Madrid di mezzo. Noi ieri obiettivo Inter ne abbiamo parlato anche con, qui vedete alle mie spalle, mister Scanziani, Giulia Falcone, Luca Barbesta. Ne abbiamo parlato proprio per analizzare che c'è un'altra squadra interessata, un altro club, l'Atletico Madrid, perché il prestito loro potrebbero dire vogliamo i 6 milioni e mezzo, e non se ne parla. Il punto è che se si opera, se c'è un'operazione da fare, se si valuta che quella è la strada, l'Inter ha sì il prestito, però per un giocatore che è proprietario poi dell'Atletico Madrid, tu praticamente mi hai concesso 6 mesi del giocatore, e tra l'altro neanche a pieno regime, per una situazione ereditata, perché stiamo parlando del marzo 2007, il
discorso dell'ultima operazione, poi la nazionale anche più dell'Inter, che non è che l'ha gestito al meglio, soprattutto nelle prime due pause di questa stagione. Quindi per tutto questo Salico potrebbe lasciare l'Inter con un accordo tra Inter e Atletico Madrid, l'operazione, magari uno sconto su questo prestito oneroso di 6 milioni e mezzo, e finirebbe, purtroppo, mi dispiace, abbiamo sempre detto che sarebbe stata la condizione fisica la discriminante per il suo riscatto, sarebbe già ai saluti anticipati. Per uno che esce, l'altro che entra, quindi Cedric Soares, portoghese, per Salico, croato, è quasi questo il finale di questo mercato, e poi sempre antenne dritte per un'offerta che però deve arrivare vera, seria, come ha detto Spalletti, per eventuali altri giocatori, perché poi andrebbero sostituiti. Oltre alle turbulenze di mercato, riconcentriamoci almeno per queste prossime ore su Torino-Inter. Torino-Inter, con forza ragazzi, l'appuntamento su Interfan TV, iscrivetevi al canale domani dalle 17.30, lunga diretta per la partita, prepartita, postpartita, telecronaca e tutto il resto. Grazie a tutti e sempre forza Inter. Ciao!